In questo video vediamo quali sono i sintomi dell'HIV. Innanzitutto è bene fare una precisazione importante ed è che ci possono essere i sintomi come possono anche non esserci. Non è quello, diciamo così, rilevante. La certezza unica che si ha è quella ovviamente di andare a fare il test per vedere se il nostro sangue ha sviluppato oppure no gli anticorpi contro l'HIV. Quindi questo è il primo dato importante da, per così dire, far sapere a tutti voi utenti di YouTube. Passiamo alla prossima, come si dice, passiamo a vedere quali sono effettivamente i sintomi da una eventuale infezione da HIV. Innanzitutto si chiama primo infezione. C'è dalle 2 alle 4 settimane circa di tempo, da quando c'è stato l'eventuale contagio da questa terribile malattia, e i primi sintomi sono, vi ricordo, i seguenti. Ascoltatemi molto bene. Prima di tutto riscontriamo una certa febbre, una febbriciola che non riesce ad andare via nemmeno utilizzando i comuni farmaci che in qualche maniera dovrebbero abbassarla. Sono del tutto inutili le cure che vengono fatte per abbassare, per togliere la febbre che per circa una decina di giorni purtroppo ci sarà. E quindi anche con l'utilizzo dei più comuni mezzi per toglierla, per abbassarla, per cercare di lenirla, ecco che non servono proprio a niente. Come altro sintomo abbiamo l'ingrossamento dei linfonodi che nel gergo tecnico medico si chiama linfoadenopatia. La linfoadenopatia è per l'appunto questo ingrossamento dei linfonodi che in chi è affetto da HIV è un ingrossamento di linfonodi generalizzato e non localizzato. Localizzato significa che ha solamente una parte dei linfonodi gonfi, invece no, chi è affetto da HIV avrà molto probabilmente nella prima infezione un ingrossamento generalizzato e diffuso un po' in tutti i linfonodi del corpo. Vi ricordo che ci sono tre stazioni linfonodali principali, sono queste, quindi quelle della tiroide, quindi quelle del collo, sono i appunto linfonodi. Poi abbiamo i linfonodi che si trovano nelle ascelle, linfonodi ascellari, e poi abbiamo i linfonodi inguinali che si trovano nell'inguine vicino al nostro apparato sessuale. Chi lo ha maschile e chi ovviamente lo ha femminile, quindi lì ci sono i linfonodi. Poi in genere si verificano per chi ha l'HIV e si trova nella prima infezione, la sindrome acuta, quindi l'HIV, i primi tempi, avrà molto probabilmente dei rash cutanei. Che cosa sono i rash cutanei? Sono degli eczemi, delle eruzioni cutanee. Sembrano delle bolle, sembrano delle macchie rossastre che si formano nella pelle e la pelle appare piuttosto secca, non è una pelle elastica, ma è molto, molto, molto secca. Abbiamo questi punti rossi, questi eczemi, queste eruzioni cutanee che si verificano per lo più nel tronco del corpo, alle estremità, parliamo di mani e piedi, ma anche, parliamo anche di spalle dove si verificano questi rash cutanei. Ma anche non ci dimentichiamo della schiena, quindi sono punti molto sensibili dove si verificano queste eruzioni cutanee, quindi macchie di colore rosso che purtroppo, oltre a prudere molto, si scrostano con molta facilità, quindi la pelle risulta toglibile nelle parti in cui ci sono questi eczemi, queste eruzioni cutanee. Altro sintomo da HIV nella prima infezione è certamente lo sviluppo di ulcerazioni alla bocca, parliamo di afte, quei punti bianchi e rossicci che si formano per esempio qua nell'altro, nella parte sotto del labbro, nella parte sopra, ai lati della bocca e ovviamente questo è un altro sintomo eventuale dell'HIV. Abbiamo come altro sintomo la lingua che appare particolarmente bianca, ci deve essere una patina bianca alla lingua per appunto riscontrare l'eventuale contagio da HIV.
Quindi questo è un altro sintomo importante da tenere in considerazione, una patina bianca che si forma, ripeto, nuovamente alla lingua del paziente affetto da questa malattia. Abbiamo anche eventualmente lo sviluppo di herpes generico alla bocca, quindi questo piccolo problema che purtroppo si verifica. Abbiamo come altro sintomo il dolore alle articolazioni e dolori muscolari. Alle giunture delle articolazioni si possono verificare dei piccoli doloretti. Abbiamo poi la nausea, abbiamo poi la diarrea che non passa nemmeno utilizzando i comuni farmaci, tra cui Imodium e altri, ma è una diarrea che purtroppo persiste in chi è affetto da HIV. E poi abbiamo anche le sudorazioni notturne, questo pure è un altro sintomo topico di chi è affetto da HIV. Quando è notte, chi ha questa malattia purtroppo nella prima infezione sviluppa la notte queste sudorazioni, suda molto, esce molto liquido dal corpo di chi purtroppo è affetto da questa malattia. Si verificano per lo più ovviamente la notte, in concomitanza della febbre che ovviamente stenta a passare, a per l'appunto guarire in una persona affetta da questa malattia. Altro sintomo che dobbiamo ricordare, la nausea, anche però il vomito, a volte, ma ciò non è dimostrato scientificamente, si può verificare il vomito in chi è affetto da tale malattia. Nausea e vomito vanno a braccetto l'uno con l'altro, e quindi questo pure potrebbe essere un altro sintomo da HIV. Che altro dire? Qualche altro sintomo che adesso però non mi ricordo. L'affaticamento, la spossatezza, l'affanno, sono tutte caratteristiche che in genere si verificano in chi ha questa malattia e si trova nella prima infezione. Vi dico che i sintomi sono aspecifici, quindi non specifici, possono comparire come possono anche non comparire, potrebbero essere scambiati per un malanno invernale di stagione che può comparire in una persona, ma in realtà sono i primi sintomi da infezione in questione, quindi fate particolarmente attenzione. Vi ricordo che possono anche non esserci in chi ha questa malattia nella prima infezione, potrebbero anche non comparire, ma potrebbero comparire però più in là col tempo. E se comparissero più in là col tempo, ecco che si parlerebbe non più di HIV, ma si parlerebbe di AIDS, quindi di sindrome vera e propria, di sindrome da immunodeficienza acquisita umana. Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione per quanto riguarda i test, che differenza, qualcuno mi ha chiesto che differenza c'è tra i test di terza e quarta generazione? Molto semplice, quelli di terza generazione guardano, o meglio, vanno a cercare solo gli anticorpi, quindi è un mero test anticorpale, gli anticorpi che si sviluppano nel momento in cui una persona ha contratto il virus non subito ma a distanza di tempo, in genere ci vogliono 3 mesi, dopo 90 giorni si ha la certezza quasi matematica al 99% che una persona non abbia sviluppato la malattia in questione, non abbia l'HIV. Se invece parliamo di test di quarta generazione, sono test simili a quelli di terza, vanno anch'essi a cercare gli anticorpi HIV, ma come altra caratteristica, questi hanno come caratteristica quella di andare a cercare anche l'antigene P24, che è un antigene che dà la possibilità agli anticorpi di crearsi, quindi è il primo antigene che si crea subito dopo una infezione da HIV e che per così dire dice al sangue: sangue, crea gli anticorpi, dai l'avvio agli anticorpi, fai in modo che questi anticorpi nel sangue si sviluppino per combattere la eventuale infezione. Ecco perché i test di quarta generazione sono molto più precisi, proprio perché vanno a cercare non solo gli anticorpi, ma soprattutto l'antigene P24, che è un antigene che si crea all'inizio per poi scomparire e per poi eventualmente riapparire. Quindi sono test più specifici, ma un test di terza generazione è lo stesso affidabile come un test di quarta. L'importante è eventualmente osservare il periodo di finestra, che vi ricordo nelle linee guida italiane sono di 3 mesi, quindi
e fare il test e vedere se una persona ha contratto o no il virus. In caso di esito positivo, ovviamente recatevi in ospedale, in una ASL, in una USL e per l'appunto affidatevi alle loro cure. Vi ricordo che il sistema italiano nazionale per quanto riguarda la sanità, quindi la sanità pubblica, garantisce a chi è un sieropositivo la cura e quindi non deve spendere nemmeno un centesimo di euro per quanto riguarda i farmaci che sono tutti a carico del sistema sanitario nazionale italiano. Quindi avrete, se siete sieropositivi, un codice di esenzione per patologia che è nella fattispecie concreta il codice 020, il quale codice 020 vi darà la possibilità di accedere a tutti i farmaci che vi occorre prendere ogni giorno pro die. Per non guarire, ma per tenere sotto controllo il virus HIV e per non fare in modo che arrivi in fase conclamata AIDS. Sono pasticche che devono essere assunte ogni santo giorno che Dio manda in terra, 3-4 belle pasticche grandi, a volte da un film, da una pellicola, devono essere prese con rigore e con attenzione totale per fare in modo che il virus venga tenuto sotto controllo e venga monitorato. Vi ricordo che ad oggi, e siamo all'11 di gennaio dell'anno 2017, questa malattia non è considerata come una malattia terminale, ma è considerata come una malattia cronica, come se una persona affetta da infarto e che sia operata e costretta ogni giorno a prendere la malattia. Ecco, fatevi conto che un paziente di HIV è come una persona infartuata, è come una persona che ha 3 bypass al sangue, al cuore, o 4 bypass al cuore e che ogni giorno è costretta a prendersi le sue malattie. Infatti, chi è infartuato, chi ha il diabete, è seguito scrupolosamente dal Servizio Sanitario Nazionale che gli passa le medicine, non spende nemmeno un centesimo di euro per curarsi. Così è il paziente affetto da HIV, il quale riceve, oltre all'assistenza, oltre al counseling e a tutto ciò che c'è dietro, anche i farmaci che vengono passati direttamente e in forma del tutto gratuita, quindi senza, e ripeto nuovamente, spendere nemmeno un centesimo i farmaci per contrastare l'avanzata del virus e per fare in modo che il virus abbia un controllo specifico e diretto e non si diffonda a macchia d'olio o meglio di leopardo su tutti gli organi e su tutti i tessuti e quindi sui vasi sanguigni. Bene, questo è quanto. Io mi auguro di avervi detto tutto, quindi i sintomi ve li ho detti. Fate quindi attenzione all'ingrossamento dei linfonodi. All'inizio qualcuno che ha l'HIV pensa che magari potrebbe avere la mononucleosi, invece non è così. La mononucleosi viene anche definita come malattia del bacio, si attacca prevalentemente con un contatto di saliva. L'HIV si trasmette attraverso un contatto diretto di liquidi, quindi ci deve essere un liquido infetto, infettante che entra e deve andare nel flusso sanguigno di un'altra persona, ci deve essere una ferita sanguinante affinché il virus possa accedere dentro, oppure una mucosa infettante deve entrare, o meglio, deve uscire fuori del liquido questa mucosa e contaminare un'altra persona che non ha per l'appunto niente ed è sana come un pesce. Bene, tutto questo mi auguro che vi sia stato d'aiuto. Iscrivetevi, commentate, come dico sempre, chi vi parla in questo video non è, quindi io mi medesimo, non sono né un infettivologo né un virologo né un dottore. Quindi, come si suol dire, prendete con le pinze ciò che avete ascoltato e udito dalle vostre orecchie, perché ciò che avete ascoltato è frutto del mio accurato studio in merito alle malattie sessualmente trasmissibili e in particolare all'HIV. Una persona poco tempo fa mi ha chiesto perché tu, narratore italiano, fai questi video sull'HIV. Caro ragazzo, cara ragazza, caro uomo, cara donna, ti rispondo immediatamente, li faccio perché mi piace l'argomento malattie infettive ed è bene fare chiarezza e ritengo opportuno fare chiarezza fin da subito per quanto riguarda il contagio da HIV AIDS perché oggi di questa malattia non se ne parla, è diventato ormai un tabù e quindi ritengo necessario spiegare a tutti perché fare il test, come si diffonde l'HIV, cosa è e tutte le altre informazioni inerenti a questo argomento così delicato. Perché parlare di questi argomenti, ripeto, che ancora oggi è un tabù, invece bisogna dire a tutti i giovani di utilizzare il preservativo, di curarsi e soprattutto di non tenere sotto la testa la sabbia, ma metterla fuori dalla sabbia e
sapere a tutti la verità. Quindi, caro personaggio che mi hai scritto, questi video perché li realizzi e perché fa sui per informare gli altri, non perché io abbia l'HIV, assolutamente no, né perché mi interessi, ma per fare in modo che tutti siano consapevoli dell'eventuale rischio a cui corrono quando fanno sesso, quando fanno l'amore, quando non conoscono una persona con cui eventualmente intendono avere un rapporto sessuale. Quindi solo questo è il motivo per cui mi spingo a realizzare questi video su HIV e AIDS. Grazie, un saluto e a presto.